È mattina presto di un giorno d'inverno. In Grecia a teatro si andava in inverno perché in inverno i campi non si coltivano e le guerre non si combattono. I persiani di Eschilo riaprono la casa dei racconti di Spazio Teatro dopo 4 anni di stop e Silvio Castiglioni a inaugurare la storica rassegna. I persiani non è un titolo sexy. I persiani, se uno, la tragedia più antica del mondo, se uno sa che cos'è, se ha provato a cominciare a leggerla, dopo un po' dice, scusa, ma questa cosa da che parte la prendo? Di una guerra che aveva sconvolto la Grecia, avevano distrutto Atene i persiani. E siamo andati da Eschilo, dico, dacci qualcosa. E abbiamo preso le cose belle, non tutte. Ma ovviamente per prendere devi prendere con un po' di ciccia. E quindi abbiamo preso di ogni scena l'essenziale. Ma lui non deve dar conto alla città. E in questo modo, combinando poi il discorso che nel frattempo era ridotto all'osso con questa cosa, quindi la gente che è venuta qui ha riempito per 2 volte la sala, è magnifico, si sono fidati di Spazio Teatro, di Gaetano, del suo gruppo e del fatto che le cose che vengono proposte, nonostante il titolo non sexy, non erotico, le cose che vengono proposte cercano di vincere la sfida di arrivare al cuore e alla mente dello spettatore di oggi. Cosa posso dire? Bello! Questo momento per noi è particolarmente importante. Una scommessa non da poco, la nuova rassegna, spiega il direttore Gaetano Tramontano. È vero che sono passati 4 anni da quando abbiamo chiuso e comunque dalla pandemia, dall'inizio della pandemia, ma riapriamo in un momento in cui ci sono 2 guerre in atto micidiali. 2 guerre che ci abbiamo dietro casa e i persiani che, come dice Silvio, vuole essere da parte di Eschilo un tentativo di riconciliazione col nemico dopo 8 anni dalla fine della guerra, per noi era particolarmente importante. A fine spettacolo le domande del pubblico. Il nemico custodisce qualcosa che ti riguarda. Così come tu custodisci qualcosa che lo riguarda. Particolarmente incuriosito dall'uso degli elementi di scena. Quanto è importante il fatto che quelle figure siano così anonime? Perché questa scelta? Avevamo bisogno di una forma astratta. Ci sembrava la più opportuna per scatenare o incendiare o far nascere l'immaginazione dello spettatore. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.